Nei confronti di Reich ho una particolare condizione, ho un particolare rapporto, che in genere è il rapporto che un uomo ha con la donna che ama profondamente e veramente. E qual è la caratteristica di un rapporto d'amore? È che cresce e diventa sempre più chiaro, intenso e vero quanto più si conosce la persona con cui si ha la relazione. E proprio conoscendo Reich, che all'inizio non comprendevo, pur essendo già in analisi con Federico Navarro, ho cominciato a comprenderlo veramente, ad amarlo, soltanto molti anni dopo. Brevemente ho cominciato il mio percorso nel 72 a Napoli con Federico Navarro, che ricordo nel 1968 aveva creato il centro Reich a Napoli, quindi anche lui un pioniere, e aveva come posso dire, fatto venire Ola Raknes, didatta che Reich aveva formato, lo fece venire a Napoli proprio per iniziare un'esperienza didattica con lui. E da lì nacque il movimento reichiano e la formazione dei terapeuti reichiani. Quando cerco di comprendere il pensiero di una persona che mi coglie profondamente e mi parla profondamente alla conoscenza e al cuore, cerco di affrontare la lettura e la conoscenza di questo personaggio non filtrandolo attraverso la mente, perché se nel leggere e nel comprendere filtro attraverso la mente, inesorabilmente metto delle categorie. Non importa se siano categorie buone o cattive, o meglio dire funzionali o disfunzionali, ma in ogni caso c'è un velo che mi crea una interpretazione e quindi non potrò mai comprendere il pensiero di questa persona che voglio approfondire. Quindi, parlandovi di Reich, cercherò di cogliere l'aspetto che propriamente è legato al suo pensiero funzionale, vi spiegherò di che si tratta, che a mio avviso lo collega a tutti i grandi maestri che, osservando la vita, parlano della vita. E quando si osserva la vita cercando di non metterci un'interpretazione possibile, tutti i grandi maestri in tutte le epoche hanno scoperto fenomeni comuni, usando diversi linguaggi, ma hanno scoperto delle realtà che sono il senso profondo di funzionamento dell'essere umano. E quindi cominciamo a introdurre questo pensiero funzionale di Reich, che può sembrare una parola molto complicata, cercherò di farvelo conoscere nella maniera semplice, anche perché non potrei farlo diversamente. E desidero partire da una frase di Reich che indica chiaramente la consapevolezza di quello che sarebbe accaduto avendo cominciato a scoprire quest'altro modo di funzionare e quindi di pensare. Il libro fondamentale in cui si parla di questo argomento è Etere, Dio e Diavolo, a cui segue l'assassinio di Cristo, che è veramente un libro da leggere e rileggere con grande umiltà. Dice Reich proprio all'inizio.